siamo con Tony Cazzo. Par condicio, Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama! Pronto? Ciao, come stai? Sono Tony Cazzo, come stai? Non c'è male, grazie. Bene, sono contento, sono proprio contento di sentirti. Senti, ti ho chiamato perché stavo cercando la mia giacca jeans che ti avevo dato nel 98. Ti ricordi quando eravamo andati al... come si chiama la discoteca, quella dove io mettevo i dischi? Il Mazum, ti ricordi che venivi? No, ma io no, loro si sbagliano. No. Aspetta un attimo, Franca, scusa. Aspetta. Un secondo. No, ok, eccomi. No, scusa, mi stava suonando l'altro telefono. Senti, non è che per caso hai a casa questa giacca di jeans che ti avevo lasciato quella sera, che ti eri bruciata il... ti ricordi che si usava il maglione in quel periodo? No. Ti voglio di tutto. Ma sei sicura? Sì. Dai, che eravamo. Ti ricordi che poi quando siamo usciti dal Mazum siamo andati in quel motel? No, non sono mai andati in quei posti lì. Sono vent'anni che non mi muovo più di casa, guardi te. Ma veramente? Ma dove? Dice? Non so mai neanche che discoteche ci sono. Che sono a San Martino, no? Sì, ho capito, Franca, però mi ricordo che eravamo andati anche nel motel dopo la discoteca. Ti ricordi? C'ho il tuo numero, me l'hai dato tu. Siamo andati in quel motel che io volevo dormire, sai, avevo mixato tutta la sera, ero stanco e continuavi a dirmi, ti prego, buttamelo al culo, ti ricordi? No. Comunque, Franca, ti è rimasta una voce veramente stupenda. Cioè, proprio sei stupenda. No, sei stupenda, la voce no. Cosa no? È una voce bellissima. No. Mamma, mi ricordo che quando mi parlavi mi leggevi anche le poesie. No, mentre me lo succhiavi, ti ricordi? Nessuno crede ancora che ti amo. Sbiascica lei. Ci sentiamo, eh? Mamma mia, quanto lo succhiava bene, Franca. Sì, ma sta povera Tony signora. Cazzo è tornato. This is the rhythm of the night. Pronto. Mi senti, Giuseppe? Sì, sento. Come stai? Va bene. Dai, ti sento bello carico. Cosa stai facendo? Stai pippando? Come sempre? No. Ti ricordi quando andavamo al Mazum negli anni 90? Ti ricordi? Che mettevi i dischi e venivi anche tu. Mamma mia. Quanta droga abbiamo preso insieme. Ti ricordi che ti eri picchiato fuori? Non mi ricordo niente. Ma io mi ricordo sì, che quando uscivamo dalla discoteca eri fatto come una merda proprio. Mi ricordo che una volta ti sei picchiato con uno perché aveva il Tamagotchi più bello del tuo. Ti ricordi Tamagotchi? Te lo ricordi? Non mi ricordo. Che in discoteca si usava il Tamagotchi per beccare le donne. Ma tu eri completamente fatto. Ma tu ti facevi prima di entrare nel locale, quando uscivamo non ti ricordavi più niente. Cioè ti riportava a casa, ti sveglia. Tu uscivi di casa e ti risvegliavi nel letto, ma non sapevi quello che avevi fatto di notte. Mamma mia, quanto ci siamo divertiti. Ma anche quella sera che eravamo ubriachi, che ti ricordi che a un certo punto abbiamo cominciato a limonare un'ora. Ho detto no, ma cosa facciamo? Ce lo siamo messi proprio nel culo, ti ricordi? Abbiamo pianto anche. Ormai passate gli anni. Lo so. Senti, per caso a casa hai quella giacca di jeans che ti avevo lasciata con la toppa dietro, con un cazzo gigante con una cappella che usavo io per mettere i dischi? No. Non ce l'hai te, Giuseppe? No. Porca miseria. No. Ti ricordo. Wow. Sei carico come una mina. No, la memoria è scappata. Dove è andata? È andata. Se passo di in zona ti chiamo. Zona. Va bene. Va bene. Come i vecchi tempi. Ci chiudiamo in una macchina. Ce lo succhiamo. Ma no! Ciao Giuseppe. Tony Cazzo è tornato. Pronto? Eccola. Se sono senza soldi che chiedo le sigare. Cos'è successo? Scusami. Lui è scappato ieri sera di notte, stamattina presto, e io in casa senza soldi e col pranzo pronto per lui. Fantastico proprio. Senti un attimo. Maleducato. Senti, ti ho chiamato per chiederti, perché ti ho chiamato anche l'altro giorno, però non... Voglio tre pacchi di sigari. Telefono a Manuela.
che mi porti sabato 3 pacchi di tigri. Va e bene. Poi la lascio stare fino a lunedì tranquilla con la sua pranzo e la sua cena, e la sua nanna. Ma senti una... e la sua cacca e la sua pipì. Benissimo, benissimo. Senti, ma l'altro giorno non ti ho chiamato perché ti stavi cucinando la bistecca, no? Sì, l'ho mangiato, l'ho comprato, guadagnato io figlio. Sì. L'ho pagata poco. Ma quanto l'hai pagato? Ho guadagnato le bistecche. Ma quanto hai pagato la bistecca al chilo? Bistecca è costata 5 euro e ci sono per, aspetta, sì, per 3 giorni. Però è buona. Sabato, domenica e lunedì. Ma la bistecca insieme a che cosa? Non la so chi è, non so chi è, uno che mi fa parlare. Ma chi? Ciao, parla l'architetto adesso. Passa. Che cazzo rompi il dici da fare su alla gente? Pronto, cosa è successo? Tony Cazzo è tornato. Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonycazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato. Ma com'è possibile?